anche nell'ultima puntata di Uomini e Donne, si è continuato a parlare di quanto accaduto tra Alessandro e la dama Paola. I due, ancora una volta, sono stati protagonisti di un'accesa discussione a Centro Studio. Insomma, una continuazione di quanto già visto in una delle scorse puntate. Paola, per chi non lo sapesse, aveva accusato Alessandro di aver mentito sulla notte trascorsa insieme. Il cavaliere aveva parlato di un bacio a stampo, nulla di più. Ed invece, i due avevano trascorso una notte di passione insieme. Peccato che, secondo Alessandro, era stata proprio Paola a chiedergli di non dire la verità su quanto accaduto tra loro in puntata. Ed invece la dama ha cambiato idea, spifferando tutto. Era poi saltata fuori la questione dell'albergo. I due avevano soggiornato nello stesso hotel, ed anche su questo, c'erano state accuse reciproche. Alessandro aveva avuto il sentore che fosse stato organizzato tutto da Paola. Lei ovviamente aveva smentito, e aveva passato la palla alla redazione del programma. Insomma, una vicenda non chiara, e che aveva visto il pubblico diviso. In un primo momento, sia Maria De Filippi che gli opinionisti sembravano credere alla dama, ma qualcosa nell'ultima puntata è cambiato. La conduttrice pavese, ancora una volta, ha chiesto aiuto alla redazione per venire a capo della faccenda. Andando per ordine, cominciamo dalla vicenda dello stesso albergo, in cui hanno soggiornato Paola e Alessandro. La De Filippi ha fatto intervenire ancora una volta Laura Frenna, l'ex corteggiatrice che lavora in redazione. Come la scorsa puntata, la ragazza ha spiegato come avviene la scelta dell'hotel. A questo punto, la nostra Queen Mary è intervenuta, ribadendo che viene dato lo stesso albergo, solo dietro il consenso di entrambe le parti. A questo punto, ha bacchettato Paola, visto che secondo Maria, la dama aveva fatto intendere che fosse stata la redazione a spingere, affinché lei e Alessandro dormissero insieme. Niente di più falso. La De Filippi ha continuato a mettere con le spalle al muro Paola, sostenendo che sia stata Paola a chiedere di avere lo stesso albergo di Alessandro. C'è poi la questione della bugia sul bacio a stampo, o per meglio dire, del fatto che Alessandro non abbia raccontato la verità sulla notte di passione trascorsa con Paola. Il cavaliere, anche in questa puntata, ha dichiarato di essersi sentito tradito dalla dama. Sarebbe stata lei a chiedergli di non dirlo in puntata. Anche qui, Maria De Filippi ha voluto vederci chiaro e ha tirato fuori uno screenshot di una conversazione tra Paola e Alessandro. Le parole scritte dalla dama sembrerebbero confermare le parole di Alessandro. Si erano davvero accordati per dire che c'era stato solo un bacio a stampo. Insomma, Paola non è uscita bene da questa puntata. Anche se le cose ancora non sono chiarissime, una cosa è certa. Pure Maria De Filippi e gli opinionisti hanno cambiato idea su Paola. Voi cosa ne pensate? Paola è davvero una stratega? Come sostiene Alessandro? Da che parte state? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.